Ciao a tutti! Allora, oggi è una stupenda, fantastica mattina qui a Chongqing. Io devo fare colazione, la voglio fare qui con voi, ma sinceramente non ho tanta voglia di uscire di casa. E quindi ho qui per voi un fantastico Zhou, ossia del porridge, in lattina. E vi faccio subito vedere che qui appunto c'è scritto Ba Bao Zhou, che significa il porridge degli otto tesori, e il gusto è Guiyuan, che appunto sarebbe quello con gli occhi di drago. E è una lattina molto pratica. La marca si chiama Yinlu, che se proprio vogliamo tradurre in italiano significa airone argentato. E vado subito a leggervi gli ingredienti per farvi capire anche un po' cosa c'è dentro. Allora c'è scritto acqua, zucchero, bacca di frumento, riso glutinoso, fagioli, arachidi, fagioli rossi, fagioli verdi, poi avena, la polpa dei Guiyuan, che appunto sono gli occhi di drago, potete anche chiamarli Longan, tra parentesi ci ho anche fatto un video in passato, e poi appunto qui c'è riso marrone granulato, sale da cucina, poi il resto invece sono tutte cose chimiche per conservarli, quindi possiamo anche bellamente saltare. Allora, io vado ad aprire qui in diretta per voi. Ok, vedete, è una lattina. Tra l'altro qui c'è anche l'apposito cucchiaino montabile, vi faccio vedere, molto pratico. E allora, in teoria questo può anche andare scaldato, però a me piace mangiarlo freddo oggi e quindi vado ad aprirlo. Ok. E si presenta così, anzi magari ve lo faccio vedere un po'. Aspettate. Cucchiaino da questa parte e telecamera da questa. Ok. Lo vedete, no? Vedete, qui ci sono dentro dell'arachidi, tipo dei ceci, no? Fagioli, insomma. Abbastanza buono. Il profumo è abbastanza decente e io vado ad assaggiarlo. Dai, vi ho fatto aspettare fino adesso, adesso lo assaggio. Vi faccio vedere. Guardate, guardate. Cioè, proprio. Buono. Buonino, cioè nel senso, non è proprio. Vi spiego meglio. Allora, qui in Cina, se volete del porridge, potete tranquillamente uscire di casa la mattina e trovate un sacco di, tipo anche per strada, trovate un sacco di carrettini o magari potete anche andare in un fast food e trovate il porridge autentico, fresco, preparato la mattina stessa con gli ingredienti naturali e freschi. Quello logicamente è molto più buono. E tra l'altro costa anche di meno, perché questo al supermercato l'ho pagato 3 yuan e 60, a volte con qualche offerta lo trovate anche a 3,20. Invece per strada, vi ho anche fatto vedere un video un po' vecchio, potete pagarlo anche 2 yuan. Io mi ricordo che a Jinan lo trovavi anche con 1 yuan e mezzo, quindi insomma costa anche meno. Diciamo che questo va bene se tu o non hai voglia di uscire di casa, come me adesso, oppure magari devi svegliarti prestissimo. Oddio, già alle 6 e mezza loro sono fuori che te lo vendono. Quindi devi proprio svegliarti alle 4, alle 3. E poi devi andare in un posto davvero inculato, cioè nel senso, qui in Cina praticamente ovunque te lo vendono. Che ne so, devi andare in montagna, non so dove, ecco. Oppure più semplicemente sei in Italia e appunto non vendono il Zhou fresco la mattina fatto da loro. Anche qui, insomma. In Italia comunque io avevo degli amici cinesi che lo facevano la mattina, che è proprio buonissimo. Quindi anche voi in Italia potete farvelo da soli, non è un problema. Vedete, no? Sono tutti questi ceci qua. Vabbè, comunque alla fin fine ci sta, ci sta. Tra parentesi, mi stavo anche dimenticando di dirvi che questo Ba Bao Zhou, il porridge degli otto tesori,
è un gusto particolare di Joe, molto ricco perché, come avete visto, c'ha dentro di tutto. E qui in Cina si mangia anche in occasione di alcune feste, come per esempio la festa Laba o la festa delle Barche Drago. Però appunto dipende anche un po' dalla regione. Sapete, no? Qui a seconda delle regioni ci sono diverse usanze. Davvero molto buono comunque, ci sta. Poi comunque, di questa marca ne esistono altri gusti e comunque esistono anche diverse marche, cioè voi non è che dovete prendere questo qua. Tra parentesi, non è un product placement, lo giuro. Proprio magari mi pagassero. Questa qua invece è la Laogama. Non so se ve la ricordate, ve l'ho già fatta vedere in un video in passato. Poi comunque questo qua lo potete anche mettere in una scodella e ve lo mangiate dalla scodella, che è anche più bellino, ecco. Però io voglio fare lo spartano e quindi lo mangio direttamente dalla lattina. Davvero molto buono. Insomma, fresco sarebbe meglio. Comunque vi assicuro che ci sta. Fate una colazione che secondo me ci sta. E va bene, dai, quasi quasi la chiudo qua e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se vi interessa continuare a seguire la mia vita in Cina mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!